Ciao amici, eccoci di nuovo qua con la seconda parte di come si inizia un occhio iperrealistico. Allora, questo è il disegno preparatorio, questa è la foto con la griglia, come vi ho già fatto vedere nell'altro video. Ho posto la griglia su questa foto col programma Drawing Grid, poi la griglia. L'ho posa su questo foglio 24x33 e a questo punto mi sono preso un attimo alcune misure. A questo punto inizierò a togliere parte della griglia che non mi serve più. Vado un attimo a dare la forma completa di questo occhio, anche con le stesse sopracciglia. Ecco qua, vado un attimo a sistemare questo sopracciglio qua. Eccoci. Allora, a questo punto qui iniziamo a togliere il superfluo. Dunque, gomma pane. Dobbiamo cominciare a togliere il superfluo che è la griglia, che è sullo sfondo. Questo vedo che non ci interessa, non ci serve. Cominciamo un po' a togliere le parti macchinose del disegno. Quindi, se voi volete provare da casa, fate in questo modo qui. Gomma pane, non usate una gomma normale, usate una gomma pane, perché non strappa il foglio, è più delicata, non sciupa il foglio, non lo va a consumare. Eccoci qua. Intanto la parte, anche gli angoli qua. Questi angoli qua, vedete. Bene. Andiamo a lavorare un attimo su. Eccoci qua. Fino adesso ho lavorato con la Micromina 2B. Alla mia sinistra ho la foto che ho sul tablet, molto vicino. Si vede proprio la coda del tablet. A questo punto comincerei con il 4B. Con il 4B inizierei a andarci sotto, nel senso, sempre la foto con la griglia vicino alla mia sinistra, poi più avanti la foto con la griglia la lasceremo e andremo a lavorare solamente con la foto pulita. Adesso ho bisogno della mia matita 4B. La mia matita 4B. Cominciamo ad andare a fare sul serio. Si va, adesso sto lavorando sulla pupilla. Che ha questo riflesso di questa lampadina. Ho preso un foglio trasparente di plastica per appoggiare la mano. Adesso si va anche un attimo a
queste ciglia sparse qua e là. Col 4B si va a dare un primo qua. Si dà un attimo un cenno. Ora col 6B vado a scurire un attimo la pupilla. Sempre col 6B. Comincia a dare un po' di qua. Si va a scurire in maniera omogenea. Gomma pane. Se si fanno dei piccoli errori non dovete preoccuparvi. Comincia a togliere un po' di fondo. Adesso col 4B sto un attimo andando a scurire questa parte qui dell'occhio. Allora, sempre alternando il 4B, il 6B e
nella micromina 2B, sempre portando avanti il lavoro. Si porta avanti qui, togliamo un po' di griglia dove non serve, me ne lascio sempre un po' nei punti, in alcuni punti io dico strategici. Allora, alcune ciglia le farò, sopracciglia le farò con l'8B, questo è l'8B. A 9, sto prendendo il conto dei quadretti perché queste non le faccio identiche, eh? Le faccio un po'. Allora, questi peli qui si possono tranquillamente fare dalla radice. Alla punta del pelo. Ecco qua. Vado un attimo a rendere la punta dell'8B fine. Qua le ciglia, le sopracciglia fanno in questo modo. Ok, intanto un po' le ho fatte. Qui c'è un po' di fondo scuro. Qui ci cominciamo a essere. Ora con l'8B vado a scurire ancora la pupilla.
con lato B, e che la pupilla deve essere scura. A parte quei punti di luce che spesso ha. Adesso prendo lo sfumino, che vado a togliere questa griglia all'interno dell'occhio. Questo è uno sfumino bello sporco. Si va a lavorare per bene anche qui. Adesso prendo uno sfumino più fine per portare avanti i particolari nel modo migliore. Fra poco si toglierà la griglia anche da qui. Vedrete che piano piano comincia a prendere forma. Adesso con il lato B. Piano piano comincia a prendere forma quest'occhio. Vedete come è già cambiato? Adesso
pioggia con le ombre. Io porto avanti l'occhio, potete portarlo avanti nel suo complesso. E queste ciglia sono venute male, si corregge. Che si va un attimo a sistemare con lo sfumino. Un'altra cosa importante, non guardate mai il lavoro a metà perché non è bello, è brutto, quindi va visto sempre alla fine. Col 2B, nuoto inclinato, sempre. Io direi a questo punto, guardate bene l'occhio, un altro pochino e poi iniziamo ad esserci. Faccio due ciglia sotto, c'è da lavorare un po' la pupilla, seguitemi amici, mi chiamo Filippo Orsini. Seguitemi nelle mie dirette, nei miei video, con i miei tutorial. Iscrivetevi al mio canale YouTube Filippo Orsini. E ci sono presto nuovi video, nuovi tutorial. Iscrivetevi, sono concentrato sul disegno. Mettete un like e vi aspetto numerosi amici.